benvenuti a una nuova puntata della Piazzetta della Fondazione. Questa volta con il tema di mangiare e dormire in treno, come si faceva negli anni 60, negli anni 70, quando i viaggi a lunga percorrenza erano un'abitudine. Allora non c'erano i voli aerei, non vi erano i vettori low cost e quindi tutto si svolgeva con delle lunghe ma confortevoli ore trascorse a bordo dei treni internazionali, come questa vettura della Trans-Europe Express che sul finire degli anni 60 collegava la capitale meneghina e la grande stazione centrale con tutti i capiluoghi europei. A bordo ogni tipo di comfort e la possibilità di pranzare con menu à la carte oppure di riposare in silenziosi e confortevoli scompartimenti singoli. Questa puntata quindi inizia così, con un buon riposo o un buon appetito. Lunghi tragitti, lunghi viaggi e la necessità di assicurare un grande comfort ai viaggiatori, come in questa cucina interamente concepita di acciaio sul finire degli anni 60. Ogni portata era preparata a bordo con una artigianalità che quasi stupiva per la ristrettezza degli spazi, proprio come avviene ora. Sotto la carrozza erano ubicate due bombole del gas che assicuravano la produzione della fiamma per cuocere. Ai cambi di frontiera il treno veniva rifornito di acqua, di vivande, di bevande ed anche delle bombole per assicurare la cottura dei cibi. I servizi di ristorazione sulle ferrovie dello Stato hanno una lunga storia ed una lunga tradizione. Sono sempre stati affidati in gestione a delle cooperative o a degli enti esterni. Dal servizio minibar con il carrello, a bordo treno oppure lungo i marciapiedi delle principali stazioni, fino alle eleganti vetture ristorante, che però erano in composizione solo ai treni principali. In realtà, i treni internazionali offrivano qualcosa di più. Infatti, ogni singola vettura era inevitabilmente legata alla tradizione culinaria del paese di appartenenza. Questo è il salone della vettura ristorante. Qui il servizio era assicurato durante tutto il tragitto, anche nelle ore pomeridiane, quando si poteva sorseggiare un caffè, oppure alla sera, quando l'atmosfera era più magica. Il paesaggio scorreva misterioso e qui si potevano degustare delle ottime prelibatezze. Il servizio appunto era continuativo, ma a garantirlo un gruppo di cuochi, di attendenti, di pulitori che alloggiavano nella vettura vicina e che si spostavano per un servizio anche in quelle comunicanti, come le carrozze letti, dove alla mattina si poteva servire la colazione. La notte in treno è uno dei piaceri del viaggiare, lasciarsi cullare dal ritmico tam-tam delle rotaie. Il conduttore della Compagnie Internationale des Wagons Lits accompagnava i viaggiatori, che si potevano sistemare in un compartimento singolo o per le coppie anche in un doppio. Il materasso garantiva molto comfort, in quanto la larghezza del letto era del tutto paragonabile a quella di un letto di casa. Una comoda scaletta che si estraeva consentiva anche, nel caso di bambini piccolini, di avere un terzo posto letto, più piccolo, al di sopra della mamma e del papà. La carrozza letti di prima classe, in uno scompartimento ovattato, estremamente tranquillo, dove un comodo divano in una profusione di velluti diventa agilmente un letto. Oppure, abbattendo idealmente la parete divisoria, diventa una grande suite di prima classe, con un vero e proprio letto con materasso e lenzuola. Molto spesso il treno stava fermo in alcune stazioni di diramazione, ma i rigori dell'inverno o il caldo dell'estate
non toccavano il grande comfort che veniva sempre garantito. Infatti, una speciale caldaia a gasolio riusciva ad alimentare l'acqua calda e gli altri servizi di bordo. Queste carrozze venivano anche traghettate, come sugli espressi che dal continente raggiungevano la Sicilia. Il servizio di traghettamento, assicurato sempre dalle ferrovie dello Stato, prevedeva l'ingresso della carrozza, insieme ad altre tre, all'interno della nave, dove degli appositi conduttori potevano alimentare i servizi elettrici di bordo. Abbiamo dunque mangiato e dormito in treno. A bordo di un ideale e prestigioso Trans-Europe Express lungo i binari d'Italia ed Europa. Un modo di viaggiare, uno stile, un costume, che oggi non c'è più, ma che rimane nel ricordo e nell'efficienza dei servizi delle ferrovie dello Stato.